Un saluto cari amici di Extreme Hardware, quest'oggi parliamo di SSD e lo facciamo analizzando il KC2000, un SSD di tipo M2 NVMe di Kingston. L'azienda l'ha rilasciato non da molto in commercio. È un SSD molto interessante che già da adesso vi posso consigliare perché riesce a coniugare performance con un prezzo contenuto. Disponibile in quattro tagli, abbiamo la versione da 250 giga, da 500 giga, che è questa che stiamo vedendo, quella da 1 tera e da 2 tera. L'azienda dichiara velocità per la versione da 2 tera fino a 3,2 giga in lettura e 2,2 giga in scrittura. Stiamo parlando di un SSD PCI di terza generazione, ovviamente PCI Express 4x. Queste performance sono merito della memoria NAND TLC 3D a 96 layer sviluppata da Toshiba e SanDisk, in accoppiata al controller Silicon Motion SM2262EN. Dunque, la versione da 500 giga che abbiamo qui in test è dichiarata dall'azienda con performance che vanno a 3 giga per quanto riguarda la lettura e 2 giga per quanto riguarda la scrittura. Noi abbiamo effettuato i nostri test, li vedete qui in sovraimpressione. Test che confermano quanto dichiarato dall'azienda per quanto riguarda la scrittura, raggiungiamo i 2 giga al secondo. Per quanto riguarda la lettura, ci fermiamo un pelo sotto i 3 giga dichiarati, arriviamo intorno ai 2,6-2,7, ma contando che questo prodotto viene 100 euro per quanto riguarda la versione da 500 giga che ho appunto testato, 100 euro per queste performance sono assolutamente un prezzo ottimo. Quindi per 100 euro 500 giga che vanno a 2 giga al secondo in scrittura e 2,5-2,7 in lettura sono assolutamente tanta roba. In descrizione troverete più dettagli per quanto riguarda questo prodotto, troverete le foto e i test effettuati. Seguiteci sul canale di YouTube, lasciate un commento, iscrivetevi, seguiteci su extremehardware.com dove potete trovare numerose recensioni, seguiteci anche su Instagram e su Facebook. Su Instagram in particolare arriverà un giveaway, dei giveaway e un contest per coloro che ci seguono. Per quanto riguarda questa video recensione è tutto. Da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware, un saluto, ciao.